Che cosa possono fare le nostre parrocchie? In quale modo le comunità possono impegnarsi per cercare di fare qualcosa di concreto per i migranti? Beh, innanzitutto aprirsi culturalmente e psicologicamente, senza fretta, perché è un fenomeno che durerà tanti tanti anni, che la fretta non sempre aiuta alla scelta migliore. Poi facilmente non tutte le parrocchie singolarmente ce la fanno, però coordinate con la Caritas da qui ad anni si può fare qualcosa con progetti. D'altra parte noi dobbiamo riferirci d'ufficio alla prefettura, alle agenzie anche che possono darci mediazione culturale, che ci danno tanti altri supporti, quindi stiamo lavorando su questo pian pianino e aspettiamo soprattutto adesso il Consiglio di Presidenza della CEI, che si riunisce a fine mese, questi giorni qui, che ci darà anche delle dritte. Ma già molte cose le stiamo facendo con i migranti, con le Caritas, però qui c'è un supporto più grande. Soprattutto noi abbiamo un problema grande, che i nostri migranti non sono famiglie, per cui la gestione è molto più complessa e non frettolosa. Dove famiglia tu puoi dare un appartamento a una parrocchia, è più facile. Dove sono singoli ci occorrono dei supporti molto molto più seri, più concreti anche. Invece sull'appello del Papa di accogliere questi migranti all'interno delle parrocchie, crede che possa essere riportato questo appello anche nelle nostre più piccole realtà? Beh, certamente, però il Papa quando dice accogliere le parrocchie non significa dentro la parrocchia, nella cultura parrocchiale, nelle famiglie parrocchiali. Noi già abbiamo qualche famiglia, io ti accolgo individualmente, già abbiamo delle proposte. Tutte le parrocchie, le piccolissime no, però consociandosi sì, senza dubbio, nel territorio. Quindi quando si dice parrocchia un po' in senso largo, però che tutte le parrocchie abbiano questa attitudine all'accoglienza. Poi vedremo tramite la carica, gli uffici addetti e le competenze come organizzarci.